sono uomo. Quello che era. Solo donna. Posto? No, ma... Grazie. Questo è il lago. Prego. Voglio da mezzo chilo, da un chilo. Siamo sempre stati a Greve, e da babbo a figliolo ci siamo tramandati sempre questo lavoro e siamo sempre qui, nella stessa maniera di sempre, con i ritmi di sempre. Vai piano. Pronto? Tu devi dire per forza che è buono. Buono. Prego. Ecco. Grazie. Bene. E poi magari lo sai. Sì, non dei se fare, io non lo so fare. Non scaldarlo troppo, perché altrimenti tutti gli aromi... Sì, c'è un grasso per l'estate, vero? Non possiamo... Ma penso che mancano molte cose, mancano gli spazi, manca la qualità dell'aria, manca il silenzio, mancano la possibilità di avere delle zone libere dalle auto, manca il verde e manca soprattutto, io penso, il legame con il passato, e mancano le radici spesso nella vita culturale, nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana e soprattutto anche nel cibo, nella gastronomia, nella cucina. Che piace di questo lavoro? Che in fondo tu puoi creare degli oggetti con una fantasia tremenda, perché ogni pezzo, essendo diverso dall'altro, ti crea continuamente il piacere di rinnovare, di creare. Ogni giorno è un lavoro diverso, insomma. Madonna mia,
penso che corrisponda ai bisogni, alle esigenze dell'uomo di oggi, che certo ha necessità di avere tanti telefoni, tanti computer e di raggiungere in poco tempo i propri obiettivi, ma ha anche bisogno di pensare un po' di più a se stesso, di ripensare un po' di più alla sua situazione, alla sua storia, e anche di fermarsi un attimo, insomma, di avere più bisogno per il relax e soprattutto per avere a disposizione anche cose e cibi genuini e buoni, insomma.